Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua, Heinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua, Heinu. Molti si stupirono di Gesù e della sua sapienza, in quanto era molto elevata, e rimaneva il fatto che lo conoscevano e sapevano che era il figlio del carpentiere. Oggi le apparenze, i pregiudizi fanno molto male e non aiutano ad aprirsi a un mistero così grande. I conterranei di Gesù rimanevano sbalorditi della sapienza che usciva dalla bocca di questo figlio del carpentiere. Gesù è vero Dio e vero uomo, perciò non bisogna meravigliarsi. Sappiamo assai bene che il Signore Dio compie prodigi in noi mantenendoci nella nostra condizione ordinaria. Non ci trasforma in angeli, ma nella nostra condizione umana fa sì che la sua gloria possa risplendere. Gesù non è solo un figlio di carpentiere, ma anche un taumaturgo, ovvero un dono di salvezza per l'umanità. Tutto questo fa porre delle domande alla gente: da dove gli vengono tutte queste cose? Ma noi potremmo rispondere: dalla straordinarietà di Dio.